Ciao ragazzi e ragazze, allora come avete visto dal titolo vi volevo fare vedere degli swatch di alcuni rossetti della Faberlic che già stavo usando, anche se li ha presi mia sorella, però me li sono fatti un attimo ridare per farvi vedere gli swatch, perché comunque come vi dicevo a me piacciono un po' quelli lì più forti, più carichi, però chi piace vi spiego quelli che comunque già ho visto la texture, tutte queste cose qua. Allora, questo qui, vedete, questi qui si chiamano volume assoluto, stanno sempre quasi in offerta nel catalogo e costano 3,59 euro. Addirittura qua, vedete, in questo catalogo mettono due rossetti a 2,69 euro. Cioè, se tu fai l'acquisto da tutto il catalogo di 8,99 euro qualsiasi cosa, ti danno due rossetti a 2,69 euro, se no uno solo 3,59 euro. Vedete come sono? Allora, io ho preso. Avevo preso questo colore 498 che qua sta scritto, infatti si vede che è nude, ho sbagliato io comunque, 498 Respiro di Poemia. Allora spero che si vede ragazze, perché io purtroppo non ho il catalogo, dal 16, dalla campagna 16 mi devono arrivare i cataloghi, quindi per me sarà molto più facile fare pure i video. Mamma mia, qua non si vede proprio nulla dove sto, perché comunque. Allora, vediamo. Il rossetto si presenta così. Allora, vediamo un po' l'odore. Allora, l'odore sa proprio come se. Avete presente l'odore di ciliegia? Quindi sono profumati. E tiene questo odore di ciliegia. A me devo dire la verità, i rossetti che odorano molto non mi piacciono. Però. A livello di texture è fatto così, è proprio questo rosa che voi vedete. L'odore è proprio come se ti metti la ciliegia, proprio la ciliegia. Vedete com'è bello? E poi, come vedete, l'astuccino si porta così. E poi io l'ho messo sulle labbra, è come se fosse tipo burro cacao. Questo qua, ed è questo colore qua. Poi un altro che ho preso di questo qua, l'ho preso più carico, ho preso il 40104, che sarebbe questo paradiso caramellato, eccolo qua, sempre odore di ciliegia, tutti questi qui hanno un profumo di ciliegia ed è tipo burro cacao. Vedete come sono pure molto, sono proprio morbidi, ragazze. Sono morbidissimi. Però a chi, per esempio, a me, vi ho detto, a volte il profumo mi potrebbe dare fastidio. Però per quanto riguarda che sono morbidi, sono morbidissimi. Poi per quello che costano comunque. E questo è proprio bronzo, un tipo bronzo, bronzato marrone, proprio questo qua. E questo sa sempre. Questi qui sanno di ciliegia. Poi. E si chiamano volume assoluto. Poi questi qui si chiamano, eccoli qua. Allora, però io non ho preso questo, che numero è? 46 19. No, non stanno qua. Eccoli qua. No, questi è quelli che dovrò usare in quest'altra campagna. Voglio vedere, ho preso questi qua. Questi sono i satinati Splendor. Questi sono i satinati. Io ho preso quelli matte. Andiamo a cercare i matte, non vedo i matte, dove stanno? Eccoli qua. Ah, questi invece sono lucidi. Sono lucidi. E dove stanno i matte? Ci devono stare i matte. Aspettate, ragazze, perché devono starci i matte. Ci sono satinati, i lucidi. Ci devono stare pure i matte. Aspettate. Siamo a 5 minuti, devono stare pure i matte, perché questi che tengo io devono essere i matte, a meno che non sono quelli lì satinati. No, mi sembra che non ci stanno. Allora andiamo sopra. Com'è possibile? Ci sono stati matte che non ho visto. Il catalogo, ragazzi, è troppo grande. Poi dal video è una cosa. Mamma mia, io già non lo sopporto stare sempre sul. Cioè, non mi piace fare dal cartaceo.
Allora, questo che tengo in mano è 46-19. Devono stare per forza qua. E io qua, vedete, vedo i numeri troppo grandi. Questi sono lucidi. E dove stanno, fantozzi? Allora, io vedo i numeri alti. Ma forse l'hanno tolti. Perché io vedo. Perché ragazzi, a me è passato un sacco di tempo che avevo preso. Forse li hanno levati allora questi mat. Ma non è possibile. Ah, questa è una tintura, questo è un effetto. Questi sono perlati. Ah, eccoli qua allora. Io ho, vedete, tengo 4619. Ah, allora non ci sta questo numero. Eccolo qua. Perché sono questi qui allora. 4619. Non lo tengo proprio il 40. Evidentemente li hanno. Quindi questi qui forse non ci sono più. Perché questi sono numeri più alti. Andiamo a scorrere più giù, ragazze, scusate, qua, voglio capire se, perché giustamente io questi li ho presi un po' di tempo fa, 46-19, ma penso che non ci siano. Quindi questi qui non li trovate più, allora questi qua, che peccato. Però vi rendete conto che sono comunque sono la stessa marca, quindi l'odore sarà uguale. Può essere pure che stanno nell'altro catalogo, perché questi erano i matte. Noi, a meno che non l'hanno messa, ma non penso, stava, penso che stavano in quella, sotto a quelli là. Andiamo a vedere tutto il trucco, non fa niente che perdiamo poco di tempo. Io non me lo sono vista prima. Facciamo prima questo, ragazzi, allora. Allora, questo qui è un lucidalabbra. Vedete, guardate il packaging com'è bello. Può essere che quelli là non ci sono più. Allora, questi guardate com'è bello. Guardate che bello. L'unica cosa, come vi dicevo dal video, non vi deve dare fastidio il fatto che appiccica le labbra. Io ho preso il rosso 445, questo qua. Ora vi faccio vedere sbocciato com'è. Ragazze, perdonatemi, poi mi metto in un posto migliore. Vedete com'è? Sembra proprio, raga, è troppo bello, ragazze, sembra proprio una tinta labbra. Però da allora l'odore, avete presente il crème caramel? Quello è l'odore, è una cosa esagerata. L'unica cosa, io ragazze, non, forse non l'ho testato molto bene. L'ho messo solo una volta e ti dà quel senso di che si appiccicano un po' con le labbra e a me mi dà fastidio quando ho il lucidalabbra. Già non vado molto appresso al lucidalabbra, però ragazze, l'odore, guardate che bello. Questo pure lo trovate sempre in offerta, guardate qua, 3,99, c'è cioè il 55% di risparmio. Mamma mia, c'ha un odore che te lo mangi. Però l'unica cosa, forse lo devo testare di più, vi farò sapere, perché comunque è come se mi appiccica un po' le labbra. Però sono io che non sopporto il gloss, però. E questo è troppo bello, ragazzi, avete visto che bel colore? Anche se mi devo mettere in un posto, perché non lo posso fare qua, purtroppo dove mi metto sul computer c'è poca luce. Allora, ragazzi, secondo me. Ah, andiamo a vedere di nuovo sopra. L'hanno tolto, allora, hanno tolto di colore. Questi due qua io non li riesco a trovare più. Evidentemente l'hanno tolti questi colori. Allora, andiamo di nuovo. Avete visto com'è bella quel gloss? A me sembra proprio una tintura, ma sembra proprio una tintura. Poi quell'odore al crème caramel, mamma mia. Allora, vediamo un po'. Allora, ragazze, questo era il numero 4619, che purtroppo non c'è più. Comunque è un nude. Forse non c'è più. Infatti colora proprio, po', vedete? Allora, sembra rosa Barbie, però quando lo metti addosso, comunque il colore, guardate com'è bello, questo è più scuro di quell'altra marca. Quando lo metti addosso, è leggermente più chiaro di come lo vedete, è come se fosse proprio un rosa nude.
L'odore di questi qui è la vaniglia proprio, come se ti metti la vaniglia in bocca proprio, cioè odore di vaniglia, eppure sono cremosi a livello di essere, sono proprio cremosi, perché se non, allora ragazze non vi dico, se non sbaglio ci sta l'olio di ricino dentro, perciò è cremoso. Andiamo a vedere, 46-17, ragazzi io li volevo far vedere sbocciati, ma non li vedo. 46-17, 46-17. Eccolo qua, vediamo. No, 46-17, evidentemente l'hanno tolti questi qua. 47-22. Evidentemente l'hanno tolto. Ok, vabbè, comunque questi sono i prezzi di questi qua. Questo qui era 46-17, sempre rosa. Infatti ha detto mia sorella, ma che hai fatto Anna, hai preso tutti gli stessi colori. Infatti se voi vedete questi due si somigliano molto, infatti sulle labbra sembrano diciamo quasi uguali. Questo è un po' più luminoso e questo è poco poco va più nel rosa, è come se fossero dei nude comunque sulle labbra e sembra proprio un burro cacao colorato, ragazze i nude sembrano proprio un burro cacao colorato, mamma mia, questo sa di vaniglia. Allora, l'altro forse lo tro questo forse lo troviamo ancora, 430-61, nemmeno ci sta. Evidentemente, ragazzi, hanno tolto, l'hanno cambiati. 430-61, io non li vedo proprio. 430-61, nemmeno questo c'è. Che peccato però, è perché vi volevo far vedere, vabbè li vedete dal vivo, evidentemente le hanno levati. Quindi questo qui era un nude più che va nel marrone. Vedete come sono belli, questo va proprio nel nude, vedete questo è proprio nude ragazze, però colora le labbra. Allora ragazze, vaniglia. Odore di vaniglia, questi odorano proprio di vaniglia, quindi questa tipologia qua di rossetti hanno questo profumo di vaniglia, sembra il burro cacao e poi vi faccio sapere bene, deve tenere l'olio di ricino, devono tenere l'olio di ricino, questi qua pure sono tutti cremosi che hanno, mi sembra l'olio di ricino, perciò sono cremosi i rossetti e sanno di ciliegia. Questi gloss sanno di cream caramel e avete visto tutti i swatch stanno qua, forse saranno molto scuri e tenete presente che comunque scrivono, però sono dei colori, per esempio vi ho preso dei colori che a me sono troppo chiari, perché siccome io metto solo il rossetto, però sono belli, cioè sono belli, infatti lì questo qua vi faccio sapere, lo voglio rivalutare un po' col fatto che appiccica mi sia, perché io odio i gloss, a me sono proprio io che non mi piacciono, però può essere pure che a voi vi piace. E quindi ragazze vi volevo far vedere questi swatch di questi rossetti, però mi dispiace che ci sono proprio questi colori, non ci sono più, però comunque hanno messo tanti altri colori, però vi ho detto come profumano. Questi sono spettacolari. Questo è il profumo che mi piace di più, vi dico proprio la verità. Mamma mia, qua è come se senti proprio un odore di cream caramel. Questi gloss devo cercare di usare, lo devo rivalutare un po', perché poi io me lo sono messa solo una volta. Quindi non è che lo, perché di solito i prodotti, ragazzi, vanno provati più di una volta per dire mi trovo. E niente ragazze, per qualsiasi informazione scrivetemi sulla mia pagina in privato, anche per spedizioni, se voi volete provare questi prodotti, io spedisco anche fuori. Va bene ragazze, un bacio e al prossimo video.